È una Roma inondata di sole, quella che saluta i poveri che si preparano a partire per Torino. Sono le 8, ma è già caldo e davanti alla Basilica di Sant'Eustachio, cuore della città e chiesa aperta ai bisogni degli ultimi, si radunano i pellegrini speciali che con i loro passi stanchi, fiaccati dalla vita ma determinati a non arrendersi, preparano la strada a Francesco che si farà anche lui pellegrino davanti alla Sindone. Don Pietro Sigurani, rettore della Basilica di Sant'Eustachio, racconta loro che è stato proprio il Papa a donare il viaggio. Lo dice dopo aver fatto l'appello, accogliendo il suo elemosiniere, Monsignor Corrad Krajewski. È lui a portare una piccola carezza del Papa, una busta con l'immagine di Francesco e una somma per il viaggio. Don Corrado, lo chiamano così, dona anche i viveri per le tante ore che i poveri passeranno sul pullman. Pochi passi e si arriva al Largo Argentina, si posano i bagagli, gli zaini e si prende posto. Gli ultimi saluti e si parte per Torino, dove tutti aspettano gli ospiti del Papa. Monsignor Cesare Nosiglia, l'arcivescovo della città, ha provveduto veramente a tutto. Don Pietro Sigurani, rettore della Basilica di Sant'Eustachio. L'arcivescovo ci ha regalato poi questa immagine. Questa immagine che ho voluto mettere qui è il Cervix di Olivero, no? Ecco, ci ha regalato la bandiera della pace. E a ricordo del nostro pellegrinaggio alla Sindone, qui ci sarà sempre dove mangiano loro, in questa parte della chiesa, no? Dove mangiano ogni giorno, ci sarà sempre la Sindone e la bandiera della pace, con tutte le bandiere, no? Con tutte le bandiere del mondo, di tutte le nazioni. Julian e Georg raccontano la loro esperienza, piena di speranza. Subito abbiamo accettato di venire con lui. Quando lui mi ha detto chi ne vuole venire con me, andiamo di pregare la Gesù là per tutti malati, per tutti i poveri, per tutti noi che siamo in difficoltà, io ho accettato subito di venire con Padre Pietro. Un'esperienza bellissima, 2 giorni con lui, mi ha dato una fiducia di andare avanti, di andare con Gesù. Io sono contento che ho fatto questo viaggio. Sono andato, tanto volevo, per pregare. Tanto il mio pensiero per la vita, quando ce l'ho un po' di soldi, vado a Gerusalemme, per dove Gesù proprio alla tomba, per pregare per tutti. Sono andato là, ho pregato per Papa Francesco, che è un Papa che crede in Dio, che uno che non crede in Dio non lo sa che poveri, e Gesù ama di più. La vera Sindone, racconta Don Pietro, sono le persone che soffrono e che davanti il Sacro Lino si sono lasciate guardare. Già ho sentito una cosa così che mi ha fatto anche piangere quando sono uscito fuori. Non lo so, ho sentito una cosa come che mi è arrivato da sopra così. Al cuore, all'anima. Io tanto ho pregato. Siamo stati davanti alla Sindone, hanno ascoltato con molta compostezza, E quando c'è stati quei 2 o 3 minuti di silenzio, veramente era un silenzio totale, e io li guardavo, vedevo che fissavano il volto di Cristo sofferente. Chissà che cosa avranno pensato, chissà che in quell'immagine forse avranno visto le famiglie lontane, le mogli lontane, i figli, no? Quelle sofferenze che sono nel cuore. In questo pellegrinaggio io ho chiesto, anche io sono stato in silenzio, in preghiera, ho chiesto Gesù. Ridona la speranza a queste persone e metti nel cuore di chi può di aiutarli a vivere dignitosamente. Aiutaci, Signore, ad avere rispetto dei più poveri, ad amarli,